L.A. Gazzetta dello Sport, Conte davanti a tutti, grazie a Politano e Kvara il Napoli supera il Monza e guadagna la testa della classifica di Serie A. Le big del calcio italiano ora lavorano per l'assalto alla Champions League nella corsa agli ottavi. Nel ciclismo ennesima impresa di Pogačar che trionfa al Mondiale. Il Corriere dello Sport, solo Conte. Il Napoli batte anche il Monza e fa 13 punti nelle ultime 5 partite. Gli azzurri al comando della Serie A dopo 483 giorni. Lazio, grazie a Dia, gli uomini di Baroni battono il Torino e anche la Roma supera in rimonta il Venezia grazie a Pisilli. Per L America's Cup è pari, al momento, tra Luna Rossa e Ineos. Tutto Sport. Questo Cico fa impazzire. Focus su Concheicao, il nuovo attaccante della Juventus che ha siglato il suo primo gol in bianconero proprio nell'ultimo turno di campionato. Napoli, Conte conta, gli azzurri superano il Monza e vanno in testa alla classifica. Il Toro fa flop mentre nel ciclismo fuga epica di Pogačar che vince il mondiale alla Coppi, alla Merckx. Il Corriere della Sera, l'escalation in Medio Oriente domina l'apertura, nuovi raid, Israele colpisce lo Yemen. Decine di aerei contro gli Houthi, gli Stati Uniti, sostegno, ma no ad una guerra totale. Recuperato il cadavere di Nasrallah. Fotonotizia dedicata al presidente Mattarella e all'omaggio per la strage di Marzabotto. Spazio, ancora, per la vittoria dell'estrema destra in Austria. 5 Serie A, Napoli-Monza 2-0, Politano Kvara piegano i brianzoli, azzurri in vetta. Il Napoli batte 2-0 il Monza nel posticipo della sesta giornata di Serie A e vola in vetta alla classifica in solitaria con 13 punti, a più 1 sulla Juventus. Al Maradona è festa azzurra con i gol nel primo tempo di Politano e Kvaratskhelia che spianano la strada al successo degli uomini di Conte. Punto. Terza sconfitta in 5 gare di campionato, invece, per i brianzoli che restano penultimi in graduatoria a quota 3. Serie A, Roma-Venezia 2-1, decide un'incornata di Pisilli. La Roma non sbaglia e infila la seconda vittoria di fila in campionato. Nella sesta giornata di Serie A la squadra di Juric batte il Venezia 2-1 in rimonta e guadagna terreno in classifica portandosi a 9 punti. All'Olimpico nel primo tempo i giallorossi controllano il possesso, ma i neroverdi giocano bene in ripartenza, confezionano diverse occasioni e sbloccano il match con Poyampalo, 44, dopo un palo di Busio. Nella ripresa i padroni di casa aumentano i giri grazie anche ai cambi, spingono e ribaltano il risultato con un destro dal limite di Cristante, 74, deviato da Busio alle spalle di Joronen e un'incornata di Pisilli, 83, sugli sviluppi di un corner. Derby di Madrid, Correa ferma Ancelotti al 95. Il Barca resta a più 3 in vetta. Il Barcellona dopo aver perso 4-2 contro lo Sassuna, può tirare un sospiro di sollievo. L'Atletico Madrid ha fermato al 95, con un gol di Angel Correa, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che aveva trovato il gol del vantaggio al 64 grazie ad Eder Militao. Cartellino rosso per Marcos Llorente al 9° minuto di recupero per un brutto fallo su Fran García. L'arbitro Busquets Ferrer è stato aiutato dal VAR visto che inizialmente aveva estratto il giallo. Un derby davvero infuocato, anche fuori dal campo, dopo il gol di Militao, dalla curva dell'Atletico sono piovuti oggetti verso la porta di Courtois, così l'arbitro ha deciso di sospendere il big match per 10 minuti. Sprofondo Red Devils, ma Ten Hag non ci sta. Senza l'espulsione potevamo rimontare. Il Manchester United sprofonda.
0-3 in casa contro il Tottenham, che sa di resa e solamente 7 punti in classifica dopo 6 giornate, con ben 3 sconfitte accumulate fin qui. E la situazione intorno al tecnico Erik ten Hag si fa ora pesante. Il manager dei Red Devils ha parlato a Sky Sports al termine del match: è stato un brutto inizio di partita, le sue parole, il Tottenham è stato dominante, abbiamo fatto molti errori nel possesso palla che non avremmo dovuto fare. Non siamo riusciti ad uscire fuori dalla pressione nel modo migliore e abbiamo preso decisioni sbagliate. Abbiamo avuto occasioni per recuperare, ma poi il cartellino rosso ha cambiato la partita. Ma non credo che sia stato un episodio da cartellino rosso. Il punteggio lì era solo 1-0, avremmo potuto rimontare e ha avuto un grande impatto sulla partita. Calvario alla caviglia, parla De Jong, un trauma mentale. Barcellona, tornerò molto presto. Dov'è finito Frenkie De Jong? Il centrocampista olandese manca dall'elenco dei convocati del Barcellona dal 21 aprile, una distorsione di secondo grado alla caviglia destra nel Clásico con il Real Madrid, il motivo alla radice. Un guaio fisico che non lo ha portato ad operarsi, ma lo ha costretto a rinunciare anche all'Europeo di Germania con la sua nazionale per via del ritardo di forma avuto. Eppure adesso, a distanza di 5 mesi, il ritorno di De Jong sembra dietro l'angolo, come dichiarato nell'intervista a Barca One. Manchester City, Guardiola dopo il pareggio col Newcastle, qui è sempre difficile. Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato a TNT Sports dopo il match di ieri contro il Newcastle, chiuso sull'1-1. Il Newcastle ha avuto momenti difficili nei primi 10 minuti e dopo il gol, ma in generale abbiamo giocato davvero bene. Abbiamo preso delle decisioni sbagliate all'ultimo minuto per arrivare sul 2-0. È sempre difficile qui con la loro fisicità e la loro difesa così profonda. Abbiamo avuto delle occasioni ma Pope è stato brillante, quindi prendiamo il punto. Barcellona, Flick, sconfitta da accettare. Turnover, devo proteggere i giocatori. Bisogna accettare queste sconfitte, non abbiamo giocato molto bene. Comincia così il commento di Hansi Flick dopo la clamorosa sconfitta del Barcellona per 4-2 contro lo Sassuna, riportato da Mundo Deportivo. Il tecnico giustifica così il massiccio turnover operato, lasciando in panchina giocatori del calibro di Lamine Yamal e Rafinha. Penso che sia mia responsabilità proteggere i giocatori, perché giocano da molti minuti. Ma non mi aspettavo che giocassimo così. Ho detto alla squadra che dobbiamo andare avanti. Giochiamo martedì, domenica, e siamo sulla strada giusta. Man United senza Leny Yoro. Ten Hag aggiorna. Riabilitazione sta andando, lo aspetto presto. In occasione della conferenza stampa rilascia in vista del big match con gli Spurs, l'allenatore olandese però ha fornito un aggiornamento su un acquisto estivo che è stato bloccato da un infortunio nel precampionato, l'ex Lille Leny Yoro. Ten Hag ha detto che il 18enne sta facendo molto bene, ma non ha fissato una data per un eventuale debutto nella competizione. È molto positivo che la sua riabilitazione stia andando nella giusta direzione e lo aspetto presto, ma quello che intendo per presto è che ora è nel giusto processo di pianificazione. È nel posto giusto e tornerà il prima possibile in squadra e poi ad allenarsi, le parole riprese da BBC Sport.